La ministra Lucia Azzolina ha dichiarato che a settembre si ritorna a scuola in sicurezza e presenza. Qual è la situazione in provincia di Alessandria? Allora, la situazione in provincia di Alessandria è che i dirigenti stanno monitorando passo passo quello che sono le misure dei loro spazi e quindi delle aule disponibili per poter far rientrare tutti gli studenti possibili in presenza, quindi il numero maggiore di classi in presenza. Questa verifica è stata fatta dall'Ufficio Scolastico Regionale tramite uno specifico algoritmo che ha verificato la possibilità di rimettere in classe il numero più alto di allievi sulla base del parametro previsto dalle linee guida del CTS, cioè del distanziamento cosiddetto statico. Quindi un metro di distanza tra ogni bambino seduto nel banco da ogni lato, quindi da ognuno dei quattro lati. E i dirigenti stanno facendo delle, diciamo così, delle ipotesi, dei tentativi di possibili orari diversi, perché siamo in attesa di sapere anche dal Ministero se verrà dato un organico aggiuntivo, cioè un numero maggiore di insegnanti. Alcuni dirigenti tentano la carta di anticipare l'entrata a scuola degli alunni non il 14 ma addirittura prima. I dirigenti scolastici possono sempre anticipare l'inizio delle lezioni o prevedere un numero di festività inferiore rispetto a quello che è il calendario regionale. Questa è una possibilità. È chiaro che i dirigenti, per garantire il pieno curriculum a giugno, potrebbero decidere di anticipare l'inizio della scuola proprio per garantire più ore di lezione a più studenti. E le linee guida indicate dal Ministero avevano previsto la didattica a distanza esclusivamente per le scuole secondarie. Al momento nel piano scuola non si parla di didattica a distanza come complemento del curriculum per il primo ciclo, quindi salvo che non arrivino delle indicazioni specifiche integrative da parte del Ministero, nel primo ciclo si può continuare a usare la didattica a distanza ma non per completare le ore di lezione, quindi solo come integrazione ed eventuale recupero. Andiamo su due discorsi un attimino più pratici che i ragazzi si ritroveranno poi ad avere a che fare. La misurazione della febbre e la mascherina, che ad oggi non è ancora sicuro se a settembre si dovrà utilizzare in classe. Al momento noi stiamo alle linee guida del CTS nazionale e quindi del Comitato Tecnico Scientifico, che ha indicato che per i bambini al di sotto dei 6 anni di età non è prevista l'obbligatorietà della mascherina, quindi scuola dell'infanzia in teoria senza mascherina. Per quanto riguarda i bambini invece del primo ciclo e del secondo ciclo, quindi dai 6 anni in su, potrebbe essere che i bambini seduti non debbano tenere la mascherina, ma i bambini nel momento in cui si muovono dal banco, per ragioni di tutela della sicurezza e della salute loro e dei loro insegnanti, debbano invece obbligatoriamente indossarla. Questo è ancora tutto da decidere. Invece un altro punto che sicuramente preoccupa sono i trasporti e la mensa. Allora, sui trasporti diciamo che il problema in provincia di Alessandria è soprattutto per gli studenti del secondo ciclo. La necessità dei dirigenti scolastici, per ragioni di salute e sicurezza, di distanziare gli ingressi, e quindi quando io ho magari 500-600 allievi che entrano al mattino, necessità di distanziarli di mezz'ora o di tre quarti d'ora, e questo purtroppo in questo momento non favorisce le necessità invece del trasporto, perché significherebbe scaglionare ovviamente gli orari previsti di passaggio. Quindi i trasporti sono una grossa criticità. L'altra criticità, come lei diceva, è la mensa più che altro per i bambini più piccoli chiaramente. Nelle linee guida si parla di possibilità alternative, e cioè di lunch box, cioè di vassoi da porre sul banco in alternativa, diciamo, alla mensa nel refettorio. Io ho notato, parlando con i vari dirigenti scolastici, che la situazione è disomogenea sul territorio alessandrino, perché ci sono sindaci di piccoli comuni che continueranno a garantire la mensa col vecchio sistema, e invece purtroppo la situazione magari di centri cittadini o comunque più popolosi dal punto di vista dell'utenza scolastica, dove le stesse garanzie non potranno essere date per ragioni proprio di tempistica e anche eventualmente, come dicevamo prima, di riduzione dell'orario didattico, perché comunque nella riduzione dell'orario didattico potrebbe essere previsto la non mensa, proprio per garantire comunque un numero più alto di lezione e non quel tempo didattico. Quindi potrebbe essere a rischio il servizio del tempo pieno?
Dipende da scuola a scuola, cioè ci sono scuole e dirigenti con cui ho parlato che non hanno problemi di garantire il tempo pieno perché non hanno il problema degli spazi, perché tutto è strettamente collegato. Se io ho gli spazi e io ho le risorse organiche che avevo prima, il problema del distanziamento l'ho risolto, posso garantire il tempo pieno. Se io invece non ho gli spazi, non ho il distanziamento, devo fare dei turni. Quindi facendo i turni può essere che magari si ipotizza che in un primo periodo dell'anno potrebbe esserci un orario più ridotto che poi viene colmato nel secondo periodo, come dicevamo prima, per via della flessibilità. Possiamo provare a dare un aggettivo per questo nuovo anno? Sicuramente un anno eccezionale in cui credo che svilupperemo delle competenze man mano procedendo, perché al momento non abbiamo troppe certezze su come ripartiremo, in che termini ripartiremo, ci sono tante cose ancora molto nebulose perché ci sono risposte che derivano necessariamente da settore infettivologia e epidemiologia che sono assolutamente essenziali.